Siamo con Matteo Nodari, giocatore del Losanna. Ecco Matteo, dopo 70 giorni siete riusciti a tornare a vincere in trasferta. È una vittoria pesantissima. Sì, e noi avevamo assolutamente bisogno di una vittoria in trasferta e penso che, come un po' certe squadre, hanno bisogno di fare il click e spero che questa trasferta ci abbia aiutato a fare questo click che abbiamo veramente bisogno. Ecco, come mai avete avuto queste difficoltà in questa parte di stagione a giocare fuori casa? Ci sono delle ragioni particolari? Ma sai, ogni volta dico che se avessimo la soluzione avremmo già risolto, è difficile dire. Io non penso che giochiamo male fuori casa, solo che tante volte prendiamo magari il gol e ci lasciamo andare e quello dobbiamo migliorare, mentalmente dobbiamo migliorare. Stasera comunque sotto 1-0 non ci siamo lasciati andare, è arrivato il primo gol e siamo riusciti a sfruttare anche il power play appunto, poi è arrivato il secondo e niente, è andata bene per fortuna e adesso cerchiamo di muoverci sulle stesse orme. Ecco, la classifica è comunque molto corta, secondo te alla fine cosa sarà a fare la differenza? Più l'aspetto fisico o forse psicologico? Ma io penso più che altro psicologico, perché a livello di fisico penso che siamo tutte le squadre siamo pronte, appunto come ho detto io prima. Basta non lasciarsi andare quando si prende uno o due gol in trasferta, perché poi dopo appunto la classifica è cortissima e una partita sei su, una partita sei giù, e allora non bisogna lasciarsi andare mentalmente. La prima squadra che si lascerà andare mentalmente non farà i playoff.